serata dedicata ai ragazzi dell'Istituto Silone di Montesilvano. Stiamo collaborando con questa scuola, questo è un avvio, diciamo, di questa collaborazione. Cerchiamo di assecondare il talento dei nostri ragazzi e questa volta lo facciamo per una causa che ci è sembrata quantomeno giusta, cioè quella di far sentire parte della nostra comunità scolastica, della nostra grande famiglia, anche gli alunni ucraini che abbiamo accolto un paio di mesi fa. Quindi anche loro saliranno sul palco e si esibiranno con noi, siamo veramente felici. Hanno un qualche cosa che non so quanti ragazzi suonano, ballano, cantano, quindi è un diversivo stupendo per i genitori e per i nonni che stanno in attesa di poter entrare per vederli. Quanti sono e che età hanno? Allora, abbiamo accolto bambini piccolissimi, dai 3 anni, che sono quelli che oggi si esibiscono, e poi abbiamo dei bambini della scuola primaria, la prima e la seconda, e poi dei ragazzi invece prima, seconda e terza secondaria, quindi un pochino più grandicelli. Ma tutto questo è sempre una collaborazione ad un sol fine, di portare avanti la considerazione dei ragazzi di tutte le età e di tutte le situazioni che vivono quotidianamente. Questo è un avvio. La musica mette tutti d'accordo, non solo ci dobbiamo adattare alla voce degli altri, no? Ma anche al temperamento, al carattere. Un coro e un'orchestra ti stimolano all'armonia.